Breakpoint con Luca Bottazzi sta diventando un appuntamento fisso. Luca, sono strafelice di poter parlare, ascoltarti, parlare di tennis perché è sicuramente un modo molto diverso da quello a cui sono stato abituato negli ultimi anni. Devo dirti che mi fa molto piacere, oltre ad averti seguito per tanti anni sui campi, e adesso ascoltarti mi è veramente un grande piacere. Permettimi, innanzitutto, ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Franco. Ciao a tutti i ragazzi che ci seguono, appassionati di tennis e di sport in generale. Mi permetto di mostrare in apertura subito la copertina del libro di Luca, Breakpoint, che è un libro che non può mancare nella biblioteca degli appassionati di tennis. Un libro molto particolare a cui Luca tiene molto ed è sempre tra i best seller della categoria. Lo trovate chiaramente su Amazon, Luca. Sì, hai già detto tutto tu. Basta, allora basta. Senti Luca, partiamo da queste semifinali, alle quali sei arrivati con un numero abbastanza ridotto di fase. L'abbiamo detto, insomma, Nole al 100%, gli altri dove sono? Next Gen un po' così evanescente. Dimmi che sensazione hai avuto dal quadro definitivo delle semi degli Australian Open. Parliamo di uomini, poi se vuoi andiamo anche sulle donne. Ma intanto, diciamo, nei quarti di finale abbiamo trovato tre giocatori non compresi tra le teste di serie. Le teste di serie sono 32, quindi questo già la dice lunga. Nelle donne, invece, su 8 giocatrici nei quarti, due non appartenevano alle teste di serie. Ora siamo arrivati alle semifinali. E se non sbaglio, tra le donne solo la Linette non è una testa di serie, mentre tra gli uomini Paul, l'americano Paul, un giocatore interessante che viene avanti, quindi si vede un gioco anche di volo, non certo voglio dire come i classici di un tempo, però è abbastanza divertente. Purtroppo, dico purtroppo, ha battuto il giovane americano Certo. Shelton, sì, che io speravo arrivasse Shelton, ma perché è più giovane rispetto a Paul, insomma, ed è una new entry, mancino, alto 1,93, esordiente fuori dagli Stati Uniti, insomma, una semifinale sarebbe stata qualcosa di particolare. Poi un giocatore che viene avanti sul servizio e quindi vabbè, però abbiamo Paul. Però chiaramente Djokovic che sta asfaltando tutti, credo che Paul difficilmente riuscirà a strappare la vittoria al serve. Bene che vada, gli strappa un set, ma credo che il pronostico più facile sia 3 a 7 a 0 per questo fenomeno che arriverà probabilmente alla sua decima vittoria agli Australian Open, sta alzando ancora di più l'asticella del suo record. Cosa ti ha stupito, Luca? Io sono riuscito a vedere gli highlights oggi in treno mentre rientravo e confesso, ho visto dei recuperi che non ritengo umani. Cioè, qual è secondo te il punto di forza di questo ragazzo? Sai, Djokovic è innanzitutto un muro di gomma e pensare di abbattere il muro di gomma a suon di pallate rischi solo un effetto boomerang che ti torni indietro. Djokovic sicuramente va trattato in un modo diverso. Non ci sono, a mio parere, dei giocatori che hanno le armi giuste per poterlo. Scardinare. Eh sì, perché bisognerebbe abbassare i ritmi, alzare i ritmi, giocare la palla molto più bassa, anche più corta dentro il campo per poi attaccare la profondità, essere giocatori di rete molto bravi. Oggi questi grandi picchiatori fanno salire molto la palla, usando molto il top, e quando la palla sale molto, insomma, per lui è un invito a nozze. E Per cui quindi forse Tsitsipas eventualmente in semifinale può avere il gioco per dargli un pochino più fastidio se decide di giocare un tennis più aggressivo, ma verso la rete, più d'attacco, senza stare
due metri dietro a liftare col rovescio, se no altrimenti fa una brutta fine. Ok, in finale, giusto? Cioè, tu dici in finale. Kachanov non vedo come possa battere Djokovic. Però sai, i pronostici poi possono essere anche disattesi. Per esempio, io pensavo, visto come stavano andando le cose, che Korda, che è un giocatore che ha fatto fuori in questo Australian Open Medvedev in tre set, ha vinto delle partite importanti, potesse arrivare alla finale, anche perché è un giocatore diverso dagli altri. Certo, colpisce la palla molto forte, però sa anche abbassare i rimbalzi, sa giocare basso, sa venire a rete ai tempi del controtempo. Insomma, è un giocatore molto, molto più completo rispetto al parterre. Poi è seguito da Radek Stepanek, che è un giocatore che ha un cervello tennistico straordinario. È un giocatore intelligente, mi piaceva moltissimo. Sì. E poi, voglio dire, la supervisione di questo team, se non sbaglio, è fatta da Ivan Lendl. Quindi, insomma, Korda, mi aspettavo di più, però d'altronde si è fatto male. Si è fatto male, certo. Si è fatto male. Però, insomma, si fanno sempre male questi, insomma. Da cosa può dipendere, Luca? Cioè, ci sono tanti infortuni. Vanno troppo? Allora, con questi attrezzi che puoi bombardare a tappeto, c'è quasi un abuso, se vogliamo, di forza, di forzare a tutti i costi ogni volta la palla. Poi, la maggior parte dei punti ATP sono assegnati sul cemento. E il cemento è una superficie che ammazza le articolazioni, non lo vengo certo a scoprire io. Mm-hmm. La terra e l'erba sono superfici di scivolamento e allungano certamente la carriera dei giocatori. Però certo, oggi su questo cemento si giocano due slam su quattro, sei master 1000 su 9. E quindi, insomma, ho già detto tutto. Poi a cascata negli altri tornei ATP 500, 250, sono tantissimi, insomma, i tornei su questa superficie. Io allungherei molto di più la stagione sulla terra e sull'erba. E se vogliamo anche la stagione indoor sui tappeti gommosi, è già meno traumatica rispetto a questi campi. Qui, insomma, meno male, poi viene presentato il conto. Ti ho fatto vedere prima una foto di Rune, ti faccio vedere anche un'immagine di Ruud. Ti chiedo chi ti ha deluso di più. Ci metterei anche te, Fritz, che è uno che sinceramente mi piace parecchio, ma vedo tanti bei e bravi ragazzi, bei giocatori, bravi ragazzi, mi sembra. Per cui è una next gen interessante. Ti chiedo però chi ti ha tradito di più? Chi ha tradito di più le tue aspettative? Beh, guarda, guardando per esempio la fiction su Netflix, proprio fiction, quella sul tennis, lì Breakpoint, che poi è lo stesso titolo del mio libro. Del tuo libro, esatto. Io l'ho fatto prima, però. Esatto, per cui. Però, nella prima puntata, per quel che ho potuto vedere, i Kyrgios, i Fritz, i Berrettini, insomma, chi ha fatto Netflix è andato fuori subito a questi Australian Open, per cui, insomma, queste formule da grande fratello lasciano il tempo che trovano. A mio parere, raccontare il tennis bisognerebbe usare un altro tipo di spartito, più da BBC per intenderci. Sì, però. Ognuno fa quello che vuole, voglio dire. Sai, Luca, generalizzando su altre discipline, il taglio ormai è quello lì, no? Ma il problema è che le competizioni stanno sempre più rispecchiando Netflix, no? Sta sempre più diventando la disciplina vera, sembra una fiction di Netflix, per cui va benissimo i rallenti, l'emozione, l'emotività trasmessa, il fatto che vedi comunque i giocatori con la fidanzata, quella è una figata perché noi non immaginiamo, no, cosa fanno. Poi per il resto, secondo me hai ragione. No, è bello dietro le quinte, però il problema è che il tennis non lo capisce nessuno perché non viene spiegato. Poi, cioè, c'è tutto il contorno, hai capito? Se ma vogliamo non c'è la cornice, però poi nel merito si dicono le cose di 60 anni fa, 70 anni fa, 100 anni fa.
Pensa che 100 anni fa, per dirti, in un libro di Tilden, Match Play, The Spin of... No, era l'altro, scusa. The Art of the Lawn Tennis. Chiedevano gli appassionati se la donna, la numero uno del mondo a quell'epoca, Suzanne Lenglen, avrebbe potuto battere uno dei primi 50 o 100 del mondo uomini. Cioè, dicono sempre le stesse cose, lo dicono anche oggi. Cioè, è chiaro che non è così. Così come dicono, non c'è la testa, non c'è il braccio, il fisico. Sì, però poi entrare nel merito di questa disciplina, che è molto complessa, non si fa, e infatti alla fine il pubblico capisce solo chi vince, per fare un'estrema sintesi. Sì, sì, resto chiarissimo. Quindi vuol dire che dal punto di vista divulgativo è un fallimento totale, perché non si forniscono al pubblico quegli strumenti per riuscire a capire di più. Per esempio, perché Djokovic straccia così i suoi rivali? Ma perché capisce e mette sul piatto un altro tennis, riesce a trovare le soluzioni per... praticamente sembra quasi uno che va a sbullonare questi robottini, no? Che poi perdono i pezzi per strada. Cerca di star vicino al campo, gioca molto basso, li porta fuori dalla loro comfort zone, non li fa mai colpire all'altezza che loro preferiscono giocare, li porta sempre fuori equilibrio, li fa perdere punti di riferimento, e quando sono in balia li azzanna come più grande predatore in cima alla catena alimentare, per rubare le parole a David Foster Wallace, magnifico autore di quel libro Il tennis come esperienza religiosa, che ha pubblicato qualche anno fa. Ecco. Luca, oggi ho avuto la sensazione con Zizi, scusami, con nel quarto di finale, che lui si facesse prendere quasi a pallate, perché non l'ho visto male oggi l'avversario. Era una partita, Rublev era in forma perlomeno, poi quando vedi il punteggio 6-1, 6-2, cioè l'ha disintegrato. Guardando sembrava quasi facesse picchiare come quei pugili, no? Che per tattica si fanno menare, dopo con l'avversario sfinito piazzano. Sì, ma questa è un po' l'apparenza, anche perché Rublev è uno alla Fraser, per dire, cioè colpisce al sacco, ok? Poi Fraser è un campione molto più completo di Rublev, anche se sport, non c'è paragone. E Rublev fa benissimo quella cosa lì, sa fare una cosa molto bene. Che correlazione posso fare? Come dire che andiamo al ristorante, Rublev è il più grande chef e fa degli spaghetti alla carbonara fantastici, più buoni del mondo, però fa solo quelli, 365 giorni all'anno. Quindi dopo un po' capisci a me che non funziona più, anche se sono di grandissima qualità. Ovviamente Djokovic l'ha smontato come un pupazzo, ha preso 6-4, 6-2, 6-1, ci ha fatto 7 game, vuol dire essere annientato. Cioè Rublev è un grande giocatore, è stabile nei 10 da parecchio tempo, mi sembra che sia 6, 7 del mondo, 8, quello che è, quindi è un fior fior di giocatore. Ha preso una lezione, proprio l'allievo col maestro, a livello di quarti di finale. Per un top 10 uscire in questo modo, insomma, la cosa si commenta da sola. Il turno prima De Minaur ha fatto 5 game. Mi sembra che nel torneo Djokovic abbia perso un set solo, 7-6, ma per sbaglio. Poi il terzo e il quarto gli ha dato 6-2, 6-0. Cioè, in semifinale si prevede un altro massacro e si spera che in finale, insomma, di vedere una partita. Ovviamente infortuni permettendo, però gli acciacchi che possono ovviamente avere giocatori così avanti nella carriera, e anche logori probabilmente come Nadal, insomma, che lo è a tutti gli effetti, Djokovic che invece appare ancora in grande forma, però qualche acciacco ce l'ha, però questi campioni non hanno tutti i guai di questi giovani che si ritirano in continuazione. Cioè
ogni 4-5 tornei che giocano si fanno male. È impressionante. È veramente impressionante, sì. Vuol dire che qualcosa anche nel loro approccio, nella preparazione, come giocano, cioè il loro tennis, in un certo senso è autodistruttivo. Quello di Rublev, poveretto, è stato autodistruttivo dal punto di vista proprio della strategia, delle forze messe in campo. Ha giocato nella maniera peggiore con cui si può affrontare Djokovic. Un autogol, un effetto boomerang continuo. Sfondare il muro di gomma che te le rimanda indietro. Ha capito che non è la strategia, la prossima volta forse cambierà. No, il bello è che non capiscono niente, perché oltre a aver perso, è perdere senza capire, cioè per la prossima volta rifà e peggiora, è ancora peggio. Perché tiro più forte. Ma sì, l'abbiamo visto anche alle ATP Finals, ha preso 6-4, 6-2, è uscito col mal di testa, hai capito? Per cui cosa fa la prossima volta? Tira ancora di più. E quindi mi spiace, però non si vede tennis, per come possono intenderlo alcuni esperti. Si vedono bombe, bombardamenti a tappeto e queste cose qui. Però vedi, queste cose un tempo erano curate in un altro modo. Sai, non esisteva il dover andare per forza a riempire la cassa a tutti i costi, vendere i prodotti, la reclame, creare il Grande Fratello. Cioè, il prodotto si affermava perché era di qualità, ok? Per cui questi grandi campioni, quando c'era per esempio la divisione tra professionismo e dilettantismo, qui vediamo Tony Roche allo Smash con Ken Roswell, passavano professionisti vincitori dei tornei dello Slam, circuito che veniva frequentato dai dilettanti. Ma pensa che quando uno vinceva a Parigi o Wimbledon, per imparare l'arte del gioco doveva andare 2 mesi alla Joya in California da Pancho Segura, grande coach, grande campione poi degli anni 40-50, per imparare a come stare in campo con i primi 3-4 professionisti. Allora io mi domando, se il campione di Wimbledon tra i dilettanti, che comunque sarebbe come dire il sesto, settimo giocatore del mondo, quindi un grande giocatore, deve andare a imparare l'arte del gioco prima di affrontare il campione dei professionisti, significa che questo è un gioco molto complesso, molto difficile. D'altronde è il gioco dell'intelletto e della destrezza per eccellenza, per uno sport individuale. Tant'è che molti campioni riescono a esprimere il meglio di sé dopo tanti anni che sono nel circuito, perché riescono a capire se stessi e questo labirinto, per usare la metafora di Calvino, un labirinto dentro il quale l'uomo tenta di uscire, e laddove riuscisse mai a trovare una via d'uscita si ritrova dentro un altro labirinto. Quindi è inutile farla fuori con 4 slogan da shampoo, da merendina. E non è così, non è così. Sì, la sensazione, Luca, l'avevo detto, ti ricordi, nella prima puntata in cui ci siamo visti in Breakpoint, avendo vissuto di tennis per 15 anni abbondanti, ma solo di quello, cioè scuola e tennis, per me esisteva solo quello. Avendolo poi lasciato e ritrovando un altro sport, ho fatto fatica a capire, perché quello che dicevi tu prima, secondo me, il fatto che ci sia poca versatilità, poca duttilità del giocatore a capire le situazioni, no? Oggi il caso di Rublev con Djokovic è eloquente, ce l'hai spiegato benissimo, il fatto di non avere un piano B, una strategia alternativa, o forse di non saperla attuare, è quello che secondo me manca rispetto a me. Io sono nostalgico in tutti gli sport, lo so, sono un vecchio rincoglionito, va bene, perdonatemi, però questi signori che vedevamo prima sapevano adattare la strategia alle condizioni. Adesso la sensazione che ho, uomini e donne, è che esista solo il bombardamento a tappeto, no? Senza la capacità forse veramente di... come se spezzare il ritmo, adesso non dico i pallettari di un tempo, no, no, sti Luca, però fosse quasi un'onta, no? Bisogna vincere sfondando. È vera questa cosa, Luca? Ti torna un po'? Ma sì, ma perché, voglio dire, gli attrezzi in superficie
consentono, diciamo, una grande esplosività e controllo, per cui si va così più facilmente su quella via, tralasciando delle altre cose, perché sono comunque anche attrezzi che potrebbero aiutare allo sviluppo di un gioco totale. Poi tu hai detto, si cerca solo una via, ma il tennis è uno sport classificato dagli autori tra gli sport di situazione, quindi vuol dire che le circostanze mutano, e il sapersi adattare, trovare la soluzione, ovviamente imponendo il proprio gioco, però mai con gli stessi spartiti, perché a volte devi stare con una tonalità più bassa, a volte mm-hmm. più alta, dipende da come giochi, come gira la superficie. Sembra materia oscura, cioè uno va dentro col paraocchi, tira dritto, bombarda, se entra fa un'oretta bene, tant'è che la dimostrazione è che i giocatori di gran classe, esempio Djokovic, voglio dire, resistono, sono universali. Se Nadal, che ha chiaramente dei guai fisici, fa una programmazione, la smette di andare a giocare sul cemento, dove si fa male, quindi non va in America e non gioca Indian Wells e Miami, si cura, sta tranquillo e riprende sulla terra, magari giocando anche un torneo minore, voglio dire, e poi arriva a Monte Carlo e gioca la stagione sulla terra, vedrai che a Parigi vale ancora i primi due o tre del mondo. Con questi qui, cioè, anche se entra con il bastone, capisci? Perché li prende in giro, fa alto, fa basso, li porta in giro per il campo, questi bombardano, dopo un po' parte tutto, decolla tutto, hai capito? Per cui, però, se deve andare per motivi contrattuali, perché poi dipende, non lo so, dal meccanismo del marketing, purtroppo, che spero lui non stia appresso a queste cose, se va in America, gioca sul cemento, dove tende a farsi più male, allora rischia di arrivare ad aprile con dei guai fisici, e lì non ce la fa più, non recupera più per Parigi, ovviamente. Per Djokovic un'altra cosa, un'altra salute, è arrivato in fondo alla carriera con un altro fisico, molto più integro, insomma non lo scopro certo io. Qui diceva che aveva dei guai al ginocchio, per me, non so, fa anche un po' di pretattica, perché in ogni torneo dice che ha male agli addominali, male al ginocchio, e poi va via come un missile, quindi non vedo. Ecco, tra i giovani chi è che gioca in modo un po' diverso? Diciamo, Shilton viene a rete, è già però fa solo quello, hai capito? Tsitsipas, a mio avviso, è un giocatore che potrebbe fare tante cose, però a volte si riduce a fondo campo, a far girare sta palla e a fare il colpitore pure lui, tant'è che io lo vedrei molto di più a tenere la palla bassa, in avanti, a cercare molto di più la rete, a cercare sì la potenza e la profondità, ma anche il gioco corto. Sarebbe un giocatore fantastico sull'erba, Tsitsipas, e invece non vince mai. Quando va a Wimbledon non azzecca quasi mai una partita sull'erba, quindi vuol dire che non ha ancora capito come usare il suo tennis, che è un po' più vario rispetto agli altri monolitici. Poi, diciamo, ecco, Medvedev è uno che sa salire e scendere di vocalità, ecco, per rendere ancora più, diciamo, esplicita la cosa, perché non si può stare in do di petto per 5 ore, ma non lo fa nessuno, lo fanno questi, voglio dire, e si scassano tutti. Poi, chiaramente, 3-4 settimane all'anno, incontrandosi tra di loro, dentro fuori, fuori dentro, dentro fuori, le cose funzionano, fai i punti, fai i soldi, tieni più o meno la tua classifica, però per arrivare veramente all'elite, alla super elite, bisogna saper giocare a uno sport di situazione, quale è il gioco del tennis. Certo. Luca, scusami, sai che io quando ti ascolto poi mi parte il cervello e vado indietro negli anni. Ti ricordi chi cambiò completamente il suo gioco, passando da essere un giocatore brillante? Se non ricordo male, cos'è Louis Clerc, che era uno che batteva e scendeva, cioè giocava brillante com'è. Quando capì che invece stando a fondo no, vinceva e diventò uno dei più forti giocatori, era stabilmente nei 10, no? Vinceva parecchio. Ma io non mi ricordo onestamente che facesse serve in volley, poi mi ricordo di lui anche perché ho avuto la fortuna e l'onore di giocarci contro in doppio all'Internazionale d'Italia. Io giocavo insieme a Barazzutti e lui giocava insieme a Pablo Arraia,
un altro giocatore latinoamericano, un amico, che è venuto tra l'altro qualche settimana fa a trovarmi a Milano da Los Angeles, sempre che bello. Clark tirava molto forte col legno, ma il tirare molto forte col legno perché era un grande attu? Perché il legno è una racchetta che non era restitutiva, forte tiravano in 4-5 al mondo. Oggi con questa racchetta tirano forte anche in quarta categoria, tirano ovunque, però tirano forte. Per cui si potrebbe oggi dire, visto che tirano tutti forte, come tira dentro o come varia il gioco, mentre col legno, come tira forte, può essere anche un commento con un senso, intelligente. Con queste racchette no, tanto lo fanno tutti, per cui... Certo. E invece no, e invece resta l'ombelico del mondo delle spiegazioni. Il tirare forte, vero. Sì. Senti Luca, fammi fare una breve pausa, ti voglio liberare sì. Subito, però c'è una cosa di cui voglio parlare con te, voglio la tua opinione, perché c'è una cosa che mi ha dato il terrore, i brividi, perché il fatto che ci sia uno sportivo con una bellissima ragazza, però che appartiene al mondo dello spettacolo, sport, sportivo e spettacolo, nella storia degli sportivi hanno fatto dei grandissimi danni, no? Per rimanere nel tennis, forse la Bertè con Borg, con Panatta, e mi ricordo nel motomondiale Biaggi con la Falchi, insomma ci sono dei precedenti che fanno paura, no? Se uno tiene all'incolumità sportiva dei suoi beniamini. Qui non lo so, però fammi fare solo una piccola pausa, poi torno e chiudiamo con questo argomento, se ti va, e se hai altro chiaramente ti ascolto. Torniamo subito, un minuto. Le fille, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Ehi ragazzi, se cercate una Fiat 500 nuova, usata, chilometri zero aziendale, c'è solo un posto dove dovete cercarla, qui al Car Village Fassina, in via Grassi 98 a Milano. Venite, le guardate, scegliete quella che vi piace di più e l'acquistate. Parola del Bob, Car Village Fassina, ciao! Vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport, disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido, benzina ibrido e anche plug-in, con 50 km di autonomia totalmente elettrica. Vi aspettiamo in JB Cars a Monza. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Nuovo Honda XADV 2023 con le colorazioni Limited Edition, la più versatile, adattissima a qualsiasi utilizzo, consumi ridottissimi, grande sicurezza con controllo di trazione, ABS, motore mappabile. Venite a scoprire la gamma colori 2023, non aspettate la stagione, non fatevi cogliere impreparati. Motostar, via Caterina Forlì 24 e viale Certoso 282, Milano. Chimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Chimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Ruggero Moto, da sempre leader nell'assistenza per la tua moto, e concessionario Moto Morini, dopo il grande successo di Xscape, ti presenta le nuove 6,5 nelle due declinazioni, STR Naked e SCR Scrambler. Prenota subito il tuo test ride da Ruggero Moto e parti a cavallo di un mito. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Luca, il senso della mia riflessione è: le belle ragazze, soprattutto queste showgirl, sono fantastiche. Sono felice per Berrettini, che è un figo pazzesco, per cui lo invidio anche. Non è che, però, è un'unione rischiosa per i risultati, secondo me, perché sono proprio due mondi diversi e storicamente non ha mai portato nulla di buono. Non so, sei scettico tu invece, ci credi che possa essere?
Ma io penso che sono anche ragazzi giovani, devono anche vivere la vita, voglio dire. Se poi Melissa Satta, che è una ragazza magnifica, bellissima, stupenda, ispira Berrettini e lui impara a fare meglio serve and volley e fare qualche volley in più, ben venga Melissa Satta. Cioè, non sono assolutamente precluso a queste cose. Il fatto è psicologico, cioè se un professionista sa, voglio dire, distinguere tra il momento del lavoro e il momento della propria vita privata, io non vedo perché ci debba essere una preclusione. No, Luca, sai cos'è la riflessione? Che finché stava con la Tomljanovic, che con lui condivideva l'attività, certo, no? Condividono, la passione, i ritmi, ma come sono due quelli... che fanno lo stesso mestiere, magari i notai, gli avvocati, sì, può sembrare una cosa che si accompagna meglio, più ovviamente una showgirl fa la sua vita, però poi bisogna vedere la testa, se lui è innamorato di questa ragazza. Ma per carità, no, ma non stavo dicendo, assolutamente non è quello, io sono strafelice. Cioè, faccio un esempio, però... Jimmy Connors, io mi ricordo, grande idolo, voglio dire, della mia gioventù, insieme a Borg. Soprattutto Patty McGuire, la nostra idola. Allora, siamo a Wimbledon e giochiamo il torneo juniores, ero insieme al mio compagno inseparabile Francesco Cancellotti e andiamo sul centrale a mangiare le fragole e troviamo la moglie di Connors, appena fresca sposina, Patty McGuire. McGuire, io vado McGuire, ad essere trovare una foto, una cosa a meravigliosa, era, se non smemoro, la vincitrice Playmate di Hugh Hefner, come la coniglietta di Playboy 79-80. Sì, sì, era una roba spaventosa. Però qualche anno prima era stata spettacolare. E tutti imputavano a Jimmy, però insomma tu stai insieme a una che è sempre nuda sui calendari, insomma non si fa. Ma sono cavoli miei, io faccio quello che mi pare, io amo mia moglie, come vi permettete. E quindi si propose di fare un calendario nudo pure lui, chiuso. Stanno ancora insieme oggi, è una coppia fantastica. E quindi a volte ci sono questi pregiudizi che... Ecco, faccio vedere perché merita, era una meraviglia. No, io non ho pregiudizi, Luca, non sono così... quindi voglio dire, io auguro ogni bene, a Berrettini. Ahimè, deve ancora dimostrare, no, al di là dei fantastici risultati l'anno scorso, però insomma i nostri lì non ci sono arrivati, in semi non ne abbiamo, in quarti... No, ma io auguro a Berrettini, ha avuto dei guai la scorsa stagione, è arrivato in Australia che sembrava molto più in forma, vista la United Cup, e invece non era così, perché comunque con Murray lui doveva vincere, aveva la palla del match sulla racchetta, l'ha sbagliata... Non era certo in forma come l'anno scorso. Per fare un esempio, il Berrettini di questi Australian Open avesse incontrato l'Alcaraz degli Australian Open dell'anno scorso, che ha vinto una partita impossibile, per me prende 3-7-0, per essere chiari. Quindi qui non c'entra niente, voglio dire, la liaison. Qui è Berrettini che deve trovare la motivazione per ritrovare se stesso e poter crescere ancora. Ribadisco, il servizio fantastico, lui va sempre per l'ace, invece di usarlo magari per provare a buttare fuori l'avversario, aprirsi il campo, sì, lo fa anche per il dritto, però non riuscire a collegare questo servizio alla volée, uno che è un due metri come lui, con un servizio così, giocando così poco al volo, avvicinandosi così poco, a mio parere è un limite enorme. Faccio un altro esempio. L'anno scorso, nella semifinale di Melbourne, contro Nadal, che per carità, però come è stata condotta? 215 punti, è andato a rete 15 volte. Quindi vuol dire che per 200 volte si gioca a fondo campo a correre. Contro Nadal? Ecco, chiaro? Ecco. Sì, sì. Quindi queste sono le cose, quando parlo del gioco, entrare nel merito del gioco. Poi, per quanto riguarda il resto, si goda la sua storia, la sua gioventù, i suoi soldi, il suo successo, fantastico. Però spero che metta la testa di più in quelle cose che possono aiutarlo a diventare ancora più forte. Punto, tutto qua. Ok, di Sinner, vuoi dirmi qualcosa? Come l'hai visto? Beh, Sinner ha fatto il suo, a mio parere. La cosa che non capisco è che a fine partita,
quando fa l'intervista è un funerale, cioè come sembra quasi che abbia perso l'occasione, un'occasione sprecata, come se lui fosse il favorito numero uno del torneo, ha perso da Zizi, il numero tre, ed è un disastro. Ma non è così, perché voglio dire, lui finora ha fatto molto molto bene negli slam, è sempre andato molto avanti, ma anche a Wimbledon, che era 2-7 avanti con Djokovic, poi è stato sdraiato, 6-3, 6-2, 6-3. L'unica volta che veramente c'è un po', resta la mano in bocca, è quel quarto di finale contro Alcaraz agli US Open, perché lì è arrivato a match point e serviva per il match. Quella è la partita che poteva fare la differenza. Ne avrà altre, ne avrà sicuramente altre, e quindi ottavi ha perso contro Tsitsipas, ci può stare. A meno che non si pensi che Sinner è il numero uno del mondo sicuro entro i prossimi 2 anni, e siccome non ci arriva, allora molto male quello che fa. Questa è un'enormità, una cavolata. Cioè, se questa è la proiezione, hanno sbagliato tutto. Sinner è un grande giocatore, speriamo possa arrivare ancora di più in alto, avrà le sue difficoltà e ha una grande concorrenza da scardinare, a parte la vecchia guardia, gli intermedi, i vari Tsitsipas per l'appunto, Medvedev, Zverev, non è che hanno 100 anni più di lui. Poi ci sono i giovani, ci sono i due canadesi, perché Shapovalov, se per caso rinsavisce un attimo, è un altro che ti può dar fastidio. Aliassim è sempre nei 10. Ora c'è Korda, c'è Rune, lo stesso Alcaraz. Insomma, non è che i primi 10 sono 10, non è che i primi 10 sono 20 posti, sono 10, per cui anche Ruud, giocatore, lo stesso Rublev, che malgrado i limiti evidenziati prima quando analizzavamo la partita con Djokovic, certo, però quando non incontra il mostro sacro, gli altri li mette tutti alla frusta. Cioè, sono giocatori che bisogna battere, non è che Sinner sia di un altro pianeta. Sinner appartiene a questa elite di questi 10-20 giocatori tra i più forti del mondo. Però arrivare tra i primi 2 o 3 è tutto un altro film, è tutto un altro film. Speriamo, auguro. Ok, va bene. Luca, ti ringrazio tantissimo, sempre bello e molto utile per comprendere meglio questo sport, ascoltarti. Spero di vederti magari appena dopo le finali, se hai voglia, tempo. Volentieri, volevo solo aggiungere una cosa sulle femmine, perché non ne parliamo magari mai. Mamma Vika Azarenka in semifinale, ha vinto 10 anni fa qui in Australia, e io sinceramente il mio cuore batte per lei. Sarebbe meraviglioso, certo, rivederla vincitrice a Melbourne. Anche se la Rybakina, ora magari la pronuncio male, la russa che ha vinto Wimbledon l'anno scorso, gioca un tennis veramente apprezzabile a tutto campo, sa fare tutto. L'altra semifinale secondo me è un po' più povera, però il livello femminile è talmente, diciamo, appiattito in un certo senso che la sorpresa è, diciamo, la cosa che più volte si manifesta, è sempre una sorpresa. Ma sotto un certo aspetto sarebbe lo stesso nel tennis maschile se si togliesse Djokovic e Nadal, che speriamo si riprenda, che però in questo torneo si è tolto. Quindi c'è il livello abbastanza appiattito, no? Senza quei due lì, giusto? Ho capito bene? Eh sì, se non ci fossero quei due lì, cioè ogni torneo, probabilmente 4 slam ci sarebbero anche 4 vincitori diversi. Un po' quello che avviene nel tennis femminile, sto dicendo. E del resto, se osserviamo l'albo d'oro, questo già avviene puntualmente agli US Open, perché negli ultimi 3 anni abbiamo avuto 3 vincitori diversi. Thiem, Medvedev e Alcaraz. Mentre negli altri tornei c'è un'altra continuità, probabilmente i vecchi fanno fatica ad arrivare in fondo alla stagione e poi bisogna che lasciano giocare anche Djokovic negli Stati Uniti, sennò chiaramente questo come fa a dire la sua sul campo. Quindi Rybakina o Rybakina, non vorrei, chiedo venia se non pronuncio bene il suo nome, contro Azarenka, semifinale di grande pathos, insomma anche il torneo femminile a mio parere interessantissimo in questa partita. Bene, fantastico Luca, grazie mille. Ricordo come sempre il tuo libro Breakpoint, disponibile anche su Amazon,
Eccolo qua il libro di Luca Bottazzi, non può mancare nella vostra libreria se siete appassionati di tennis. Grazie ancora Luca per l'oretta super piacevole, ci vediamo presto a Breakpoint. Grazie, grazie, buona serata. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Ehi ragazzi, se cercate una Fiat Panda c'è solo un posto dove potete trovare quella che vi piace di più. È il Car Village Fassina. Guardate che assortimento e che allestimento. Venite qua, le guardate tutte e scegliete quella che più vi piace. Parola del Bob, fate un salto al Car Village Fassina. Ciao! Ciao, sono Francesco, Yamaha di Sorno Motor Times. Vi aspettiamo numerosi per la gamma Yamaha nuovo, abbiamo anche usato multimarca garantito fino a 2 anni, officina chiaramente sia nella sede di Saronno che nella sede di Legnano, venite a trovarci per comprare la vostra prossima moto, ciao! Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Ciao a tutti, sono Daniele della Ducati Monza. Vi aspetto in Viale Sicilia 102 per mostrarvi le novità della gamma 2023. In sede potrete trovare anche un'ampia scelta di abbigliamento e accessori per la vostra Ducati. Vi aspetto. Ciao ragazzi, sono Giovanni, Carburatori Bergamo, da 40 anni che rettifichiamo questi carburatori, queste macchine e continuiamo a farlo. Se avete bisogno di qualcosa rivolgetevi ai numeri qua sotto. Grazie a tutti. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Rompi il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividence, vivi fresh al 100%.